Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Dunque siamo in fuga dalla casa delle bambole, chiamiamola così, per tutti quelli che dicevano di Resident Evil non ci sono gli zombie, non ci sono gli zombie, e abbiamo appena ammazzati gli zombie. Qua in questa casa dove abbiamo trovato il nuovo fucile a pompa, ragazzi, quindi va bene così. Ora dobbiamo capire il da farsi, perché come vedete questa zona non l'avevamo passata prima, quindi allo spirito della scoperta potremmo dire guardiamoci attorno. Tuttora vi ricordo che qua c'è un tesoro che non so come prendere, il tesoro dei Beneviento, che appunto è la casa da cui ce ne siamo andati. Quindi io direi di tornare dal Duca e vediamo se ci vende qualcosa, ci dà qualche dritto. Non ci sono gli zombie, ecco lì gli zombie. Mannaggia! Mi sto anche spaventando abbastanza, eh? Quindi continuiamo ad esplorare, ragazzi. Un'altra casa dove verremo ancora aggrediti dagli zombie che secondo voi non ci sono, no? Secondo alcuni di voi, almeno. Ecco qui, ragazzi, vi faccio vedere in diretta la manovella. La ruota del pozzo, come funziona. Alcune, se vi ricordate, avevo fatto off camera. Mandarina testa, questa è una parte di un tesoro, vedete, di valore combinabile, pezzo di una bambola ispirata a una leggenda locale. Qui abbiamo una delle latrine che apriamo, non c'è dentro niente. Però c'è il trofeo, ragazzi, che dobbiamo aprire tutte in un singolo playthrough. Chiave del liutaio, ragazzi! E qua salveremo, ragazzi, il nostro gioco. La chiave del liutaio. Sappiamo dove usarla. Ok, qua, ragazzi, c'è un altro labirinto. Serve una sfera qui, come vedete. Un altro minigioco, come quello che c'era nel castello Dimitrescu. Quindi ricordiamoci che torniamo qua. Allora, sicuramente andiamo ad aprirci la chiave della casa del liutaio. Ovviamente qua è ancora rossa perché c'è l'indovinello da fare, capite? E questo tesoro ancora non so come prenderlo, ma appena lo scopriamo vediamo di clipparlo insieme. Immaginate se si rompe il pozzo come in Dark Souls 3 nel DLC di Ariandel, no? Ashes of Ariandel. Guarda, sono altri ponti lì. Questo sembra quasi un richiamo a Bloodborne, che quando eravamo nei calici di Oran, in profondità, noi avevamo solo un ponte fattibile, ma ne vedavamo altri. Quindi quelli mi sa che sono solo decorativi, anche perché alcuni erano rotti. Escono col falcetto in mano, eh? Non è che sono tanto simpatici. Ora adesso però vedete che possiamo, qui c'è del
farina che possiamo, non abbiamo mai usato. Cristallo grande, di grande valore. Ok, ammetto che... Ho una pietra preziosa. Giriamo di attorno. Vediamo se c'è altro da prendere, ma... Chi mi ha colpito? Cosa ha fatto? Lo sciumpo come in Breach. Per chi conosce Breach, ragazzi. Comunque, tutti questi oggetti non li abbiamo presi quando siamo passati la prima volta. Perché non ci vedevamo bene in questa zona. C'era molta nebbia. Che ora è andata a dissiparsi. Me ne aspettavo uno che zompasse e mi attaccasse. Ma eccoci tornati, ragazzi. Siamo dai Duca nella nostra zona franca. Salve, Duca! Non è che ti ricorda qualcosa, per caso? Allora, la cucina del Duca... Ho delle novità in vendita. Ok, prima, allora gli diamo il cristallo grande, la vianite. Guardate quanto vale Angie. Questa non la vendiamo perché aspetto di comporla. Se la componiamo probabilmente vale di più. Oh, Miss Angie! Così adorabile! Le bambole di porcellana sono popolari, sai? Proprio bella roba. Allora, probabilmente il resto del corpo sarà dentro in quel labirinto là dove possiamo metterci una... Ti basta la potenza di fuoco? Perché ho delle splendide novità per il potenziamento di armi. Allora, questi sono munizioni esplosive. Probabilmente possiamo sparare con lanciagranate che ancora non abbiamo. Le stordenti. Aspettate un attimo, allora abbiamo il calcio per il fucile che riduce di molto il rinculo e l'impugnatura ergonomica per l'altra pistola, penso. Ok, io comincerei a prendere le modifiche. Questa. Oh, non mi stupisce. Perfetto, ok. E ora. Ok. C'è che ti interessi questo articolo. Grazie per il tuo supporto. Esamina. Ok, non ci... Sapete perché ho fatto questa cosa? Perché la skin qua non cambia, come vedete. E quindi non ci limita, non ci obbliga ad avere altro spazio di inventario. Ma al contempo... di per suo il fucile è modificato, ecco, perfetto. Quindi abbiamo appena fatto delle modifiche. Certamente. Andiamo a vedere se possiamo potenziare qualcosina. La nostra pistola è al massimo, queste le lasciamo perdere, queste due armi, e vediamo il fucile. Allora potremmo aumentare la capacità di munizioni decisamente. Cosa? Ah, va bene. Io allora, anche per questo fa un danno base di 8,40 quando verrà potenziato, e il nostro vecchio fucile arriverà a 800 a livello 4. Quindi questo ufficialmente diventa il nostro nuovo fucile con 5 slot di potenziamento contro un massimo di 4. Poi non so se dovremo effettivamente potenziare tutti. Ora non salveremo perché abbiamo già salvato, ragazzi. Ma prima di intraprendere questa strada che ci porterà in una zona del villaggio abbastanza conosciuta, chiave con feto a quattro ali, io andrei qua vicino alla Vergine Guerriera. E poi abbiamo anche un pozzo qui che mi ero dimenticato. Facciamo tutto bene. Allora usciamo di qui, vediamo il villaggio se c'è qualche nuova creatura che potrebbe aggredirci.
O se alla chiesa. Beh sì, ci sono gli zombie che fanno fastidio. Chissà se la vedono anche con i cani. Non prendiamoci abitudini, eh. Vedere se nella chiesa è cambiato qualcosa. No, non c'è nessuno. Pensavo che fosse arrivato qualcuno, magari nel mentre potessimo incontrare qualche persona, ma così non è stato. Quindi il risveglio di queste creature, cosa sarà da cosa sarà dato? Che cosa nasconde questo pozzo? Collana con due incavi. Ragazzi, questa è la collana. Era una delle collane delle figlie di Re di Dimitrescu. Potremmo combinarci qualcosa qua. Ci manca qualcosa di valore combinabile. Ok. Ragazzi, gli oggetti che vanno combinati non li vendo, ovviamente. Aspetto di combinarli, per l'appunto. Casa col comignolo rosso dov'era? Era qui. Quindi abbiamo lo shortcut sbloccato. Un secondo, ok, ci richiamo in questa posizione. È stato insolitamente facile arrivare qua, eh. Fatemi controllare una cosa. Aspettate che ho chiuso troppo presto. La chiave dell'aiutaio è sparita, quindi vuol dire che non serve più. Quando un oggetto sparisce è perché non serve più. Happy birthday. 27.09.17, ragazzi, segniamocelo. Non è lì a caso, eh. Questi attrezzi 27.09.17 è quasi sicuramente quella la combinazione 09 17. Qua c'è uno dei tesori, un'aquila d'acciaio. Caricatore maggiorato. L'ultima modifica del nostro fucile di precisione. Ok, ci manca ancora una modifica per questa e per questa. Qui cosa abbiamo?
Non dimenticherò mai il suo quinto compleanno. Dovrebbe volerci dire qualcosa. Fatemi vedere. Scusate. Manca ancora qualcosa da prendere qua in casa, eh? Magari ci torno io per conto mio se non riusciamo a visualizzare da subito ciò che manca. Sì, non dimenticherò mai il suo quinto compleanno perché era per farci capire la combinazione da utilizzare, avete capito? Ok. Adesso possiamo tornare dal duca. Appunto. Vendergli questa acquila d'acciaio che abbiamo, dal nome impronunciabile che abbiamo appena ottenuto. Abbiamo anche capito che nel villaggio qua sono risorti gli zombie vicino alle lapidi. Quindi probabilmente troveremo questi nemici a zonzo per la mappa. Posso magari consigliarti qualcosa? Ma sì, Duca. Intanto le vendiamo. Questa non gliela vendiamo, questa non la vendiamo, ma questa gliela vendiamo. Oh, oggi mi porti della merce speciale. Hai visto? Non badare a me. Ok, abbiamo abbastanza soldi per potenziare alcune delle nostre armi. Tra cui il nostro nuovo fucile, anche il fucile da cecchino, ma switch più facilmente sul nostro fucile. Quindi, velocità di ricarica, io direi la potenza, e spendiamo quasi tutto. Ottimo. Alla prossima volta. Allora, siamo pronti ad aprire questa porta con la chiave col feto a quattro ali. Ci rimane ancora da trovare l'ultima parte della chiave, ragazzi, che sia quella del feto a sei ali, che in teoria apre questa parte. Ok, ci siamo. Allora. Non ci proviamo manco a combatterlo. Il gioco ci ha fatto... E gli tiro una bomba. Se sei brutto ti tirano le bombe. Allora, dove dobbiamo andare? Qua ci abbiamo una gallina. Vecchia città. Potremmo andare ad aprire questa porta. Ragazzi, non so veramente dove andare. Dobbiamo capire se sti bestioni salgono. Questa casa noi avremmo già preso tutto, quindi l'ideale è cercare di andare ad aprire qui dove c'è l'arma del mulino d'acqua. Dobbiamo arrivarci però lì, dobbiamo arrivarci. Forza e coraggio, Ethan. Si può passare. Ah.
Ai, solo che non facciamo niente. Scusate se chiamo la mappa a ripetizione, ma sostanzialmente... Ma fatemi indovinare, è chiusa. Io cerco anche di spararmi, no? Non so ufficialmente dove andare. Possiamo passare di qua e cercare di risalire la strada da qualche parte. A meno che non risaliamo di qui, la sblocchiamo. Ragazzi, è brutto quando cambiamo atto e non sappiamo dove bisogna andare. Mi senti colpo allora? Bestia cristallizzata. Ok. Di grande valore. C'era solo questo, vero? Non ce ne sono altri. Scusate, sto facendo un po' di fatica. Vediamo se possiamo creare... Ok, una bomba artigianale. Sì. Allora, la domanda è una, ragazzi. Ci addentriamo qua o cerchiamo di raggiungere il luogo dove... Come si chiama? Ci dovrebbe essere in teoria l'altro tesoro. Tutte queste... Ok, eccoci. Chiave con stemma di ferro, vai. Qua possiamo sbloccare? No, è proprio chiusa questa, quindi ogni volta bisogna fare tutto il giro. Valla, capì. Cosa hanno visto i miei occhi per un istante? Signori, lancia granate. Allora, il coltello non lo uso mai, quindi io direi abbiamo pochi colpi da lancia granate, a canna basculante. Scelta rapida. Qua. Ok. Perfetto. C'è ancora qualcosa da prendere qua dentro, sembra. Ma non lo sto vedendo, quindi... Passiamo direttamente al fucile, ragazzi, perché questi qua con la pistola li vedo duri da buttare giù. O magari con lanciagranate gli facciamo ancora più male. Allora. Di certo ce n'è un altro in giro e non è mio interesse incontrarlo. Il mulino. C'era qualcosa in mulino, ragazzi, vi ricordate? A parte qui abbiamo le caprette che ci fanno ciao, ma indipendentemente da quello c'era qualcosa in mulino. Infatti l'arma nascosta di Moreau. Quindi andiamo ad affrontare Moreau. Molto probabilmente l'ultimo sarà... È chiuso dall'altro lato. Allora.
creiamo un'altra bomba, la andiamo ad equipare. Abbiamo nuove parti di diario da leggere, ragazzi. Allora, abbiamo detto, abbiamo nuove parti di diario. Ecco qua. Ho visto Mia immersa nella nebbia, come fa a essere qui? Nel pomeriggio, È morta, devo accettare, ma una parte di me rifiuta di crederci. Nel pomeriggio a casa Beneviento, gli incubi a occhi aperti che ho avuto in quella casa erano opera di donna. Ammetto che sono ancora preoccupato per il segreto di Mia, che non mi ha confessato. Resterà un mistero per sempre. Mi restano solo due flaconi. Giuro che almeno salverò Rosa. Quindi. Ok ragazzi, vi ricordo che questi ingredienti servono per il Duca. Laboratorio. Qua. Non chiedo che... No, no, infatti. Questo qua ci vuole un altro oggetto chiave che non è lo stesso, avete visto, della ruota. Ma serve qualcos'altro. Guardate, qui abbiamo un altro oggetto cristallizzato e serve un'altra sfera per fare il gioco del mulino. Beh, non erano capre, erano maiali. Comunque, entriamo dentro. Anzi, non entriamo, ragazzi, entriamo nel prossimo episodio, perché stiamo finendo il tempo di registrazione. Siamo in un nuovo posto, qui su Resident Evil Village. Non so cosa ci riserverà questo mulino degli orrori, molto probabilmente. Io vi chiedo solamente, se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un like, oppure iscrivetevi al canale per sapere come e quando continuerò la nostra run su Resident Evil Village. Noi ci vediamo come sempre alla prossima, ciao ciao a tutti e ovviamente vi ringrazio di aver visto questo video.